detto anche domenica dopo la partita, mi è stato chiesto da alcuni addetti ai lavori, giornalisti in questo caso, quale fosse un po' il nostro obiettivo e quello se magari volevo fare dei proclami o delle promesse. L'unica promessa che faccio anche in questa sede e quindi magari chiedere un pochino anche alla piazza di starci vicino, perché noi metteremo sempre il nostro massimo in allenamento, in partita e ogni volta appunto che indosseremo la maglia del Savona. Come ho già detto, non faccio proclami perché non mi piace far politica e non sono assolutamente un politico. Noi ci impegneremo. Sono vietati, da noi sono vietati. No, ma poi al di là che sono vietati non mi appartengono. Quindi l'unico proclamo che faccio è che noi daremo sempre il nostro massimo e poi dopo alla fine c'è sempre il rettangolo verde che deciderà chi sarà il più bravo. Assolutamente. Mi unisco ovviamente alle parole del mister, lo sforzo che noto da parte della squadra. Io sono nuovo, sono appena arrivato, lo sapete, però ho avuto modo di poter vedere allenamenti, qualche amichevole, e l'impegno è massimo, è ineccepibile. Così come nel campo anche da parte della società, nel senso che quello che ci tengo a sottolineare è che queste piccole iniziative, che sembrano magari banali, come dicevo prima, il pensiero al motto piuttosto che alla riduzione, piuttosto che al pensiero alle famiglie, in realtà dietro c'è un ragionamento, non è di una persona, è di una società. Noi siamo qua a rappresentare ovviamente la società, però ci sono delle persone che dedicano il loro tempo, le loro risorse, le loro idee a cercare di migliorare questa situazione e la comunicazione con la città. Sono piccoli passi, però case dal tetto ne ho viste costruire poco. Un mattoncino alla volta si può creare qualcosina di importante, speriamo. Ecco, questo è il nostro augurio e lo sforzo sarà massimo e rimarremo tutti dal campo, fuori dal campo, per arrivare a un obiettivo comune, qualsiasi esso sia. Qualche domanda? Sì, io ho azzeccato il fatto in questo momento di disinteresse di aver messo il prezzo della gradinata, vi ha abbassato, così non sentiremo i soliti pianti. Per il resto, buona fortuna, perché la piazza è molto difficile, non è che lo dico io. Cominciamo, voci! Sono un po' timido io, non...